esiste un mondo in cui regole e leggi della natura governano la vita. Certezze. Il fuoco brucia, il mare è salato, la notte segue il giorno e il giorno segue la notte in un ciclo continuo di eterna ripetizione. L'uomo sembra poter svelare ogni mistero del mondo che lo circonda e non rimane più spazio per lo stupore, per la meraviglia. Poi, all'improvviso, un'occasione, Wonderland, l'occasione di stupirsi della magia, della vita. Bentornati amici a Festa in Piazza, ancora con noi la compagnia teatrale 13 Viole con lo spettacolo Wonderland. Eccoli qua, ancora un applauso, grazie. Venite, aspettiamo venite al nostro qua. Fianco per parlare con voi. Fabio è l'attore principale di questa opera musicale tra musica, danza e magia e Pamela, se ho capito bene, è la coreografa principale, vero? Allora, buonasera, benvenuti a Festa in Piazza. Intanto, grazie, che grazie. Cos'è Wonderland? Buonasera a tutti. Wonderland è qualcosa che in Italia non si può vedere se non al Teatro Manzoni di Busto Arsizio. Mi spiego, siamo l'unica compagnia che offriamo uno spettacolo in cui c'è, oltre alla danza e la musica scritta apposta per noi, c'è la magia abbinata ad una narrazione. Cioè c'è una storia che si sviluppa dall'inizio alla fine e che fa divertire i più piccoli con le magie, ma permette magari anche a chi più piccolo lo è stato solo qualche anno prima di farsi una domanda molto semplice. Siamo ancora in grado di stupirci della meraviglia che la vita ci offre? E questa è la domanda che noi rivolgiamo un po' a tutti con questo spettacolo. Bella questa domanda. E lo spettacolo quando, da quando possiamo vederlo? Allora, lo spettacolo per ora ha una data fissa, l'unica in Italia, che è il 3 marzo a Busto Arsizio, al Teatro Manzoni. Dopodiché potrebbero esserci grosse sorprese. Speriamo. In bocca al lupo quindi. Grazie. Abbiamo un sito, se volete curiosare, c'è il trailer dello spettacolo, il sito è molto facile, www.13viole.org. Grazie, ecco. Allora alla compagnia 13 Viole. Grazie. Fabio e Pamela, i capitani di questa situazione, li trovate appunto a teatro a Busto Arsizio. Grazie ancora. Complimenti, grazie. Siamo ancora in grado di stupirci e tutte quelle robe là che ha detto lui, che adesso non mi ricordo neanche, ma...
Insomma, domanda che ha bisogno di una risposta. Io la risposta ce l'ho. Sì, chi c'è? Siamo in grado solo se il pubblico da casa ci dà una mano. E quindi a questo punto della nostra puntata abbiamo una telefonata, ritorniamo a giocare. Dai, dai.